Today is between Master and Disciples Maria Domenica Lazzari, Blessed Meneghina and Servant of God. Part 1 or 2 will be presented in Italian with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Nelle scritture sacre il corpo umano è spesso considerato come il tempio di Dio, eppure per qualsiasi anima raggiungere la sacra dimora che ospita il divino è un privilegio poco comune. Rinascere come essere umano è una vera benedizione. In diverse occasioni la somma maestra Chingai ha parlato della rarità di questo fenomeno. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah? And with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah? To be able to pick a human birth. Come tempio vivente di Dio, il corpo umano porta in sé miracolose meraviglie che possono essere risvegliate in coloro che hanno coscienza spirituale e completa fede nel Creatore di tutta la vita. Inedia, voce latina per digiuno, è la capacità umana di vivere senza cibo. Sin dai tempi antichi ci sono delle persone che si mantengono con il prana o la forza vitale. Attraverso la grazia della provvidenza queste persone seguono una vita senza cibo, canalizzando l'energia della natura per nutrire se stessi. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Queste persone sono note come bretariani, pranariani o digiunatori, solariani o acquariani e provengono da ogni estrazione sociale, da culture differenti e da tutti gli angoli del mondo. Le possibilità e i miracoli che il benevolo creatore ha creato per noi in questa vita sono illimitati. Abbiamo solo bisogno di collegarci all'interno per riconoscere la nostra grandezza come figli di Dio. La somma maestra Chingai ha affettuosamente raccomandato una serie settimanale su Supreme Master Television per presentare questi individui del passato e del presente che hanno scelto di vivere senza cibo sulla terra. Che le loro storie spirituali possano affascinarvi per aprire il vostro cuore e per espandere gli orizzonti. Nella puntata di oggi vi presentiamo la prima delle due parti dedicate ad una digiunatrice famosa, Maria Domenica Lazzari. Questo programma presenta la possibilità del bretarianismo, ossia una vita senza cibo, e non costituisce una guida alla sua messa in pratica. Per la vostra sicurezza non smettete di mangiare senza la guida di un esperto. Già riconosciuta santa dalla Chiesa Cattolica. Maria Domenica Lazzari è anche conosciuta come la Meneghina Beata, una serva di Dio. Nasce a Capriana, in Italia, il 16 marzo del 1815 ed è la più giovane di 5 figli di Margaret e Bortolo Lazzari. Con suo padre, che guadagna uno stipendio regolare da mugnaio e con una vita familiare molto armoniosa, Maria gode di un'infanzia pacifica e riceve un'ottima educazione in una scuola locale. Maria è una ragazzina molto intelligente che ha un grande desiderio di servire gli altri. Dedica gran parte del suo tempo alla preghiera o all'aiuto verso bisognosi o al lavoro per aiutare la sua famiglia.
Quando varie epidemie si diffondono in tutta Italia, lei aiuta i vicini e la gente delle comunità vicine, spesso badando ai loro figli in periodi di malattia. Durante la sua adolescenza, Maria Domenica si interessa alle vite dei santi. Si immerge nella lettura di qualsiasi informazione riesca a trovare su di loro, concentrandosi in particolare sugli insegnamenti di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Comunque, i suoi testi preferiti sono quelli del Signore Gesù, in particolar modo quelli riguardanti i suoi ultimi giorni sulla terra. Appena prima il suo 14° compleanno, la confortevole vita di Maria Domenica cambia all'improvviso. Suo padre si ammala inaspettatamente di polmonite e muore poco dopo. Maria è molto legata al padre e al momento della sua morte anche la sua stessa salute fisica comincia lentamente a venire meno. I sintomi sono inspiegabili, i dottori non riescono a diagnosticare la causa della sua sofferenza. Maria Domenica scopre che il suo unico conforto è la sua fede e il suo servizio verso gli altri e nonostante sia molto fragile continua ad aiutare gli altri ogni volta che può. Quando ha 17 anni, un'influenza epidemica nota come grippe si diffonde in tutta la regione in cui viveva. Per i 2 anni successivi, Maria si sforza instancabilmente di aiutare le famiglie colpite nella sua comunità. Nel 1833, quando Maria ha 18 anni, sua madre si ammala di influenza per una settimana. Nel giorno festivo dell'Assunzione, il 15 agosto, Maria si ammala a sua volta. Sopportando dolori estremi, le sue mani e i suoi piedi restano paralizzati, rendendole impossibile alzarsi dal letto. Inizialmente il suo dottore, Leonardo Clock, dell'ospedale militare di Trento, pensa che Maria abbia contratto la stessa forma dell'influenza della madre, ma le sue condizioni sono diverse da quella di una malattia temporanea. Durante l'anno successivo, i sintomi inspiegabili di Maria Domenica peggiorano sempre di più, fino a costringere a restare sempre a letto. In questo periodo, Maria Domenica si distacca gradualmente dai cibi e dai liquidi. La sua fame diminuisce, così come il suo fabbisogno alimentare, fino al punto in cui non riesce più a considerare cibo e bevande come mezzi di sostentamento per la propria vita. Il 10 aprile 1834, Maria prende un piccolo sorso d'acqua con un boccone di pane inzuppato, ma in quel giorno in poi rifiuta ogni tipo di bevanda, eccezione fatta della Sacra Comunione. E anche in questo caso ne assume il minor quantitativo possibile, solo per simboleggiare l'accettazione del corpo di Cristo, convertendo la radiosità di Dio in energia vitale per curare e mantenere in vita la sua forma fisica. Attraverso la sua costante devozione alla passione di Cristo e grazie al suo studio delle vite dei santi, il corpo di Maria Domenica cambia e la sua mente si espande, arrivando ad una connessione più intima con il suo spirito. Sostentata completamente dall'amore per Gesù, smette di mangiare e di bere per il resto della sua vita. Il dottor Clock è affascinato dall'abilità di Maria di vivere senza cibo e comincia a tenere dei dettagliati diari descrittivi delle sue condizioni. Secondo i rapporti del dottor Clock, Maria vive totalmente in assenza di cibo dai 20 anni fino alla sua morte. Ma che benefici può avere un essere umano che adotta lo stile di vita del digiunatore? Per prima cosa, grazie al suo stato di vegetariana, Maria Domenica rafforza molto di più la sua spiritualità, ricevendo ulteriori benedizioni, tra le quali ci sono le stimmate. Questa è l'abilità di provare personalmente il sacrificio di Gesù Cristo quando era in croce. Ogni giovedì sera, Maria Domenica rivela il suo dolore sotto forma di 40 piccole ferite che affliggono l'aria attorno alla sua testa, come se avesse indossato una corona di spine. Le ferite si aprono sulle mani, sui piedi e anche sul torso. Le sue mani si mettono in posizione come se fosse stata inchiodata alla croce. Molti dei suoi visitatori non riescono a sopportare la vista di tanto sangue, di tanta agonia, perciò devono andarsene velocemente. Comunque, come per miracolo, i suoi sintomi spariscono completamente già al venerdì pomeriggio. Le ferite si riemarginano e la sua mente e il suo corpo tornano alla normalità. Il dottor Clock scrive: sembra che la ragazza riproduca su se stessa gli effetti della storia della passione di Cristo, raggiungendo un picco di gravità ogni venerdì pomeriggio quando, dopo un momento di intenso sanguinamento, sembra quasi essere sul punto di morire, apparentemente, ma poco dopo si riprende totalmente. Le condizioni di Maria sono documentate con cura.
il dottor Clock pubblica un rapporto negli annali della medicina universale e descrive l'abilità insolita di Maria di sopravvivere senza cibo né liquidi. Egli parla anche del suo avanzamento spirituale nel ricevere la benedizione delle stimmate. Poi, negli anni seguenti, lui e il dottor Antonio Faes dell'Università di Sant'Antonio de Padova pubblicano vari rapporti ulteriori su Maria Lazzari, presentandoli al Dipartimento Medico degli Scienziati Italiani durante gli incontri di Napoli, Genova e Venezia. Secondo il dottor Clock, Maria Domenica è in grado di tenere in vita e in salute il suo corpo senza consumare alcun tipo di cibo o liquido. Dopo essere diventata una digiunatrice, Maria Domenica Lazzari riceve tanti altri doni notevoli, come l'abilità di vivere senza dormire, di predire il futuro, di ascoltare suoni da lunghe distanze, oltre a tante altre cose. Tra 1836 e 1848, l'abilità di Maria di sopravvivere senza cibo né liquidi diventa più nota a tutto il mondo. Alcune delle persone che assistono alla sua malattia, alle stimmate e alle sofferenze fisiche pubblicano articoli medici e giornalistici in tante nazioni europee. Dottori specializzati, vescovi, arcivescovi e tanti altri testimoniano come le sue abilità siano considerate divine e sacre. Personaggi importanti dall'Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra e dall'Australia vengono a portare i loro rispetti a Maria e alla sorella nella loro umile tenuta. Tra questi annoveriamo il conte Shrewsbury, l'arcivescovo di Sydney e Antonio Rosmini. Rinomati dottori, capi spirituali e varie religioni, filosofi e tanti altri vengono ad ammirare il miracolo di una donna che vive senza mangiare né bere e che ha ricevuto la benedizione delle stimmate. Ogni ospite ha lasciato la sua tenuta con un senso di serenità, convinto che la santità della donna. Per i seguenti 13 anni, Maria continuò a vivere da digiunatrice e continuò la sua esperienza settimanale delle stimmate. Durante l'estate del 1847, riceve la visita di 3 studenti di Oxford, Thomas William Allies, parroco di Loughton nell'Oxfordshire, e i suoi amici, Pollen e Wynne. Alice scrive varie lettere su Maria che vengono poi pubblicate in seguito e che scrivono le sue osservazioni. Le caratteristiche della sua situazione, che sono oltre e contrarie a ogni natura, sono le seguenti. Primo, per 13 anni non ha mai mangiato né bevuto, eccezione fatta per una piccola porzione dell'ostia sacra che assume una o due volte alla settimana. Secondo, sulle mani e sui piedi, all'interno e all'esterno, presenta le stesse ferite del Nostro Signore. Entrambi i lati sanguinano. Non si sa se le ferite raggiungano l'altra estremità e il fianco sinistro presenta un'altra ferita sanguinante. Terzo, sulle ciglia, come ho visto e descritto, e credo che continuino tutto intorno alla testa, presenta i segni di una corona di spine, una serie di punture e una linea rossa, come se qualcosa fosse stato premuto sulla testa. Quarto, tutte queste ferite sanguinano attualmente, così come hanno fatto per 13 anni, regolarmente, ma soltanto nelle prime ore di ogni venerdì, non in altri giorni. Nonostante la sua ovvia sofferenza e continuo sanguinare ogni venerdì, Maria non cerca alcuna cura medica. Il reverendo Thomas Allies continua a descrivere: niente può essere più semplice e naturale dei suoi modi di fare e di quelli della sorella. La loro casa è aperta ogni ora. Domenica può essere vista da molto vicino, ma non toccata né manipolata. Infatti, attorno al suo giaciglio ci si comporta istintivamente con riverenza. Dopo essere diventata una digiunatrice, Maria Domenica comincia ad attraversare varie fasi di cambiamento. Quasi all'istante non ha più bisogno di dormire, abilità comune ai vegetariani. Quando meno il corpo umano si basa sulle fonti materiali per acquistare sostanze nutritive, meno si stanca per ottenerle. Per questo il corpo ha bisogno di minor riposo per riparare i danni causati dai periodi di stress fisico. Per questo motivo Maria Domenica Lazzari non dorme per gli ultimi 13 anni della sua vita. Ella sviluppa anche varie abilità soprannaturali. All'improvviso riesce a parlare lingue che non ha mai sentito o studiato. Riesce a prevedere eventi sconosciuti senza essere informata sulle circostanze che la circondano. Maria inoltre riesce ad ascoltare la conversazione che avvengono anche a grande distanza da casa sua, sempre restando a letto, isolata dalla gente coinvolta in tali situazioni.
Per esempio, anche se non è in grado di partecipare alla messa, riesce a sentire e a ripetere i sermoni recitati dai preti nella sua chiesa. Della sua abilità di ascoltare a lunga distanza è anche confermata dal suo vicino, Joris, che afferma: vi racconterò di un episodio curioso riguardante l'acuto udito di Maria Domenica. Mia moglie ed io stavamo andando a farle visita. Eravamo a circa un'ottantina di metri da casa sua quando ho sussurrato a mia moglie di far piano in modo da poter fare una sorpresa a Maria. Così abbiamo fatto, ma con nostra grande sorpresa lei ci ha accolti con un sorriso dicendo che era ben a conoscenza della nostra visita, alludendo alle parole che io stesso avevo pronunciato. Il beato John di Nepomucenot Schieder, vescovo di Trento, impressionato dall'abilità di Maria di vivere senza cibo e senza acqua, oltre alla minimizzazione delle stimate, le fa visita regolarmente. Egli racconta di un'altra insolita abilità che Maria riceve dopo essere diventata una digiunatrice. Maria Domenica, che non riesce a muoversi dal suo letto senza soffrire enormemente, è sparita. Non è più possibile vederla a letto, né nella stanza, né nella casa, né in cantina. Il suo corpo e la sua anima si sono volatilizzati. Dopo 8 giorni e mezzo è improvvisamente riapparsa nel suo letto, nella posizione che assume di solito. Era andata lontano, molto lontano, vedendo in un battito di ciglia montagne e vallate che si distendevano su spazi ampi e vasti. Maria informa il vescovo del fatto che durante questi viaggi è trasportata dagli angeli. Durante il corso degli anni successivi, Maria sparisce dal suo letto, altre volte riapparendo nei villaggi di Caldaro e di Schirms, dove è vista pregare assieme a Maria von Morl e in crescenza Nikerschlusch, due altre donne della diocesi che hanno ricevuto il dono delle stimate. Il medico di Maria Domenica Lazzari, Leonardo Clock, racconta di un altro dono molto insolito. Egli osserva la purezza interiore di Maria, una purezza che non richiede neanche l'igiene tradizionale. Anche se sanguina molto ogni settimana dalle stimate, i vestiti di Maria restano immacolati, puliti e candidi. Con il diffondersi della notizia delle sue abilità straordinarie, tantissime persone provenienti da tutto il mondo cominciano a farle visita. Ma alla fine il vescovo locale capisce che Maria Domenica ha bisogno di solitudine. Così mette in atto misure più rigide per ottenere l'accesso in casa sua. Dopodiché egli stesso le fa visita raramente, anche se resta in contatto con lei in forma epistolare, continuando a registrare i suoi progressi. La beata Meneghina, come è chiamata affettuosamente dalla gente del luogo, è grata dell'intervento del vescovo in suo favore, perché desidera passare più tempo a meditare e a riflettere e a pregare. La lunga e dolorosa malattia che Maria Domenica Lazzari contrae a 19 anni non è mai del tutto risolta. Ella resta a letto fino alla sua morte, nel gennaio del 1848. Maria Domenica è stata una digiunatrice per 14 anni, fino alla sua morte, a 33 anni. Assieme ai suoi pensieri di saggezza, Maria conosce in anticipo la data in cui dovrà lasciare questo piano d'esistenza. Avendo rivissuto centinaia di crocifissioni, Maria è nota come con il nome di Crocefissa Vivente o il Dolore di Capriana. La sua perdita è pianta da tutte le persone che la seguivano e l'amavano e la veneravano come essere santo. Per dar tempo alla gente di dimostrarle rispetto, il corpo è lasciato al pubblico per 7 giorni prima della sepoltura. Ma anche dopo tutto questo tempo, il corpo non si decompone, anzi, al momento della sepoltura emana una fragranza di fiori. Come persona sacra della sua comunità, tanti averi di Maria Domenica sono conservati come reliquie. Da allora è stata formalmente riconosciuta santa dalla Chiesa Cattolica. Il 4 aprile del 1995, l'arcivescovo Giovanni Maria Sartorio comincia le procedure di beatificazione e nel 2000 il Vaticano le conferisce il titolo di santa. Ricordata come la meritevole di Dio, Maria Domenica Lazzari ci mostra come l'incontrollabile fede dell'amore di Dio possa soddisfare tutti i nostri bisogni. Grazie cari spettatori per essere stati con noi per l'episodio conclusivo del nostro speciale Maria Domenica Lazzari, Beata Meneghina e Serva di Dio,
qui a Tra la Maestra e Discepoli. Restate con noi su Supreme Master Television per brave persone e buone azioni, tra poco dopo notizie degne di nota. Che la luce del paradiso risplenda su di voi. Thank you, compassionate viewers, for joining us to the concluding episode featuring Maria Domenica Lazzari, blessed Meneghina and servant of God, on Between Master and Disciples. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for Good People, Good Works, coming up next right after Northworldy News. May the light of heaven shine brightly upon you. Literature on living food free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.